Oggi vi spiego come eseguire la lat machine per il gran dorsale. Spesso in sala vediamo un'esecuzione del genere, che non è sbagliata, solo che ha un focus sull'upper back, il centro schiena. Infatti ha una traiettoria molto diagonale, ci fa trovare l'asta nella zona sternoclavicolare e il gomito ben oltre il busto, come possiamo osservare ora. Se invece il nostro target muscolare è il gran dorsale, seguiamo una traiettoria più verticale, trovandoci con il gomito adiacente al busto e non oltre. Con l'omero dobbiamo immaginare di seguire una traiettoria semicircolare. Fermarci quando il braccio si congiunge al busto, non andando oltre. Un errore che si vede spesso è intraruotare eccessivamente perché si vuole portare l'asta più in basso del necessario, attivando troppo il trapezio togliendo il focus al gran dorsale e mettendo la spalla a rischio a livello articolare.